Farinelli Fresco Market. Piccoli, sinceri e convenienti. Chi arriva? Chi arriva? Mister Ryanair. Mister Ryanair. Mister Ryanair è solo uno. Mister Ryanair. Mi sentite meglio? Sì, adesso okay. Sì. Mister Ryanair. Allora, la prima domanda. Allora, intanto nome e cognome del nostro ospite. Mauro Bolla, Mauro Bolla. Country manager Mauro. D'Italia per Ryanair. Country manager. Beh, questa country manager è una parola bellissima. Sì, è una qualifica assolutamente di cui vado fiero. Beh, intanto tu vieni da un'altra importante compagnia prima di atterrare in Ryanair, Sì, sono stato, conosco bene Alghero, ho fatto diversi anni in Blue Air. Esatto. Abbiamo operato anche rotte in continuità, quindi è un qualcosa che conosco e da questo punto di vista, insomma, la Sardegna è sempre stato un qualcosa che sei venuta a casa tua qui, dai, quasi a casa tua, dai, una seconda Alghero casa. È veramente la trovo molto una seconda casa, nel senso, ma la Sardegna in generale è un qualcosa che personalmente amo. Amo particolarmente anche per trascorsi e familiari e Alghero in particolare è un qualcosa che sento vicino. Ryanair lo sa che tu sei innamorato della Sardegna, sì? Ryanair lo sa, infatti siamo i numeri uno in Sardegna. Bravo, quindi anche ad Alghero. Ma non siete in tutta la Sardegna però. Ma siamo su due aeroporti su tre, numeri uno in questo momento. No, perché chi c'era prima auspicava la vostra presenza anche in Gallura. Chissà. Chissà, so che gli aeroporti sardi sono in fermento, stanno parlando tra di loro, quindi un qualcosa che guardiamo con attenzione. Non credo ci siano state evoluzioni, o meno non ho sentito notizie, insomma, di eventuali passi in avanti, ma questo dialogo tra i tre aeroporti sardi è sicuramente interessante da un punto di vista. Tre aeroporti, tre compagnie importantissime: EasyJet, Ryanair, che fa la parte un po' del leone, e Volotea, che siamo state le prime tre compagnie chiamate low cost nella classificazione che si fanno, che peraltro state garantendo un servizio straordinario quest'estate. Tutte e tre le compagnie, EasyJet su Olbia è molto forte, molto presente. E per fortuna devo dire che ci sono tre attività imprenditoriali che guardano alla Sardegna. Ma guarda, sicuramente sì. La cosa carina, questo è un po' un leitmotiv, che la mia prima conferenza stampa ufficiale Ryanair è stata a Cagliari. Quindi il mio battesimo in Ryanair è stato a Cagliari, lo ricordo ancora bene. Cagliari, abbiamo lanciato pochi mesi fa la stagione estiva più grande di sempre su Cagliari. Sì. Abbiamo annunciato la terza macchina in base, quindi avremo a Cagliari tre aeromobili basati Ryanair. In questo momento da Cagliari abbiamo 38 rotte in totale, di cui 4 nuove per la Summer, che è un qualcosa di importante da sottolineare. Soprattutto abbiamo Cagliari collegata tramite Ryanair a 13 paesi, che credo sia importante anche sottolineare, perché la Sardegna vive anche di incoming, vive di turismo, e questo è sempre importante sottolinearlo. 90 posti di lavoro diretti e più di 1800 nell'indotto, con una previsione di trasportare 2 milioni e 4 di passeggeri per l'anno fiscale, quindi l'operazione su Cagliari è davvero grande. Recentemente sono ristato qui, proprio all'albergo qui davanti, è bellissimo. All'Astronas, sono stato all'Astronas, bellissimo, una struttura. Citiamo un po' la concorrenza anche per... No, una struttura meravigliosa, devo dirla, sì, non c'è nulla da nascondere, perché abbiamo appunto annunciato anche l'operativo su Alghero, addirittura più del doppio dell'operatività che avevamo pre-pandemia 2019. Siete tornati prepotentemente. Assolutamente sì. Alghero in questo momento ha da parte di Ryanair 22 rotte, di cui 4 nuove. Parliamo di una previsione di trasportare 1 milione di passeggeri per l'anno fiscale e soprattutto parliamo di 160 voli settimanali da parte di Ryanair, ed è un numero veramente rilevante. Se sommiamo insieme le cose, cioè se sommiamo Alghero e Cagliari presenza Ryanair, parliamo di oltre 60 rotte tra Alghero e Cagliari, e soprattutto parliamo di circa 3,4 milioni di passeggeri in totale in previsione tra le due. Dunque, una stagione di... Facciamoli la domanda, perché altrimenti dopo ci sfugge, quella che c'è la prima presidente della Federalberghi Sardegna e vicepresidente nazionale Paolo Manca. Ha detto: tra poco ci sarà Mister Ryanair. Ma no, per carità, non sono Oliri Mister Ryanair. Oliri si offende, è per maloso. No, ma non lo sono, quindi. Vabbè. La domanda del presidente è questa:
Se ci fosse da parte vostra un po' più di programmazione a medio-lungo termine, sarebbe bene anche per, soprattutto per loro, perché così loro potrebbero programmare il loro futuro. Come mai manca ancora questa, la nostra programmazione, questa qualità, questo dialogo? Perché loro lo pensano come un dialogo necessario. No, ma il dialogo è sicuramente necessario. La nostra programmazione, questo ci tengo a dirlo, Ryanair programma la sua attività year round, quindi abbiamo la nostra attività che è consistente e costante. Detto questo, lasciatemi dire anche due cose. Certo. Ryanair è arrivata ad Alghero, non è arrivata ieri, ma è arrivata nel 2000. Sì. Significa 22 anni ad Alghero. Siete anche andati via. Siamo andati via e siamo ritornati. Okay. La stessa Cagliari, quest'anno festeggeremo 15 anni. Sì. Quindi è un qualcosa che la programmazione esiste. La Sardegna, sappiamo tutti che vive chiaramente di stagionalità, e questo, certo, è anche importante, quindi l'adattamento del network è importante, ma le nostre rotte nascono come rotte year round. A tal proposito noi abbiamo fatto anche, prendo anche l'occasione, scusate, sì, ma sì, certo, se parliamo di programmazione e parliamo di sviluppo, credo che sia anche opportuno dire alcune cose. La programmazione e lo sviluppo si fa a lungo termine, e questo è importantissimo. Ryanair avrà per i prossimi 4 anni la consegna di 210 nuovi 737-8200 Game Changer, in aggiunta a quelli, in aggiunta attuali, a quelli esistenti. Dunque è arrivata a 700 e fischia. È una flotta gigantesca. Forse è la più grande in Europa, forse. Quello che bisogna entrare in questa dinamica, anche la programmazione di lungo termine, dove mettere queste macchine? Noi guardiamo sempre la Sardegna, guardiamo oltre la Sardegna, guardiamo l'Italia e guardiamo anche l'Europa. Da un punto di vista di un'azienda che comunque è l'azienda numero uno in Italia, ma anche l'azienda numero uno in Europa, è importante l'accessibilità e soprattutto la previsione di struttura sul territorio. Se dobbiamo scegliere dove mettere queste macchine, è importante capire di avere un rapporto a lungo termine e una crescita a lungo termine anche sul territorio. Noi abbiamo fatto diverse richieste al governo Draghi, ufficiali, sì, sì. Ne siete probabilmente, sì, a conoscenza, sì, beh, sì, e abbiamo fatto anche delle promesse solide di programmazione reale. Abbiamo promesso 40 ulteriori nuovi aeromobili basati in Italia, ulteriori 1500 posti di lavoro sul territorio e ulteriori 20 milioni di passeggeri da e per l'Italia ogni anno, semplicemente rimuovendo quella che è una tassa sul turismo. 6,50 euro di costi in partenza su ogni passeggero. Sì, sì. Quindi stata, programmazione. Avete chiesto ufficialmente di abolirla completamente? Abbiamo chiesto assolutamente di abolirla, di rimuoverla fino al 2025, non per Ryanair. Per tutti. E neanche per l'aeroporto di Cagliari Alghero, per tutte le compagnie aeree e per tutti gli aeroporti. Quindi programmazione è importante farla, ma è importante farla anche al governo centrale. Assolutamente sì. Dunque un dialogo comunque. E con un dialogo. Deve, certo. Quindi ovvio che esistono delle diverse strutture verticali, si parte chiaramente dal comunale al regionale e poi si va al governo centrale e lì si programma realmente. Sono importanti come vettore, ormai sono il primo vettore in Italia, sono quelli che su questo non si discute. Esatto. Si viaggia male negli Ryanair? Lo schienale è troppo dritto, Fausto? Non tu lo che, so. Tu che sei un po' grosso. No, noi adesso viaggiamo con Volotea. Devo dire invece, che in realtà, a tal proposito, se posso permettermi, da passeggero, ho volato col Game Changer con l'8200 ultimamente, sono stato a Dublino. E devo dire che è una macchina che da un punto di vista di comfort acustico e percezione a bordo è fantastica, silenziosissima, molto comodi i sedili, sono macchine, come dicevo, ne arriveranno, già ne abbiamo molte in base, ma soprattutto Ryanair, che è numero uno in Italia, quest'anno, vi do un dato che credo sia significativo, abbiamo oltre 90 macchine basate in Italia. Con questo standard. Che sono 25 aeromobili in più del pre-pandemia del 2019. Dunque credete molto che ci sia uno sviluppo incredibile? Assolutamente ci crediamo, un territorio l'Italia, dove l'Italia. Il famoso foglio Excel. Il foglio Excel. Il foglio Excel. Invece, c'è un foglio Excel a riguardo. Invece, io so che sei molto amico di Roberto Devoto, che fa uno studio gigantesco. Dov'è l'amico? È lì, Roberto, è lì, è lì. Eccolo qui. Salutiamo Roberto Devoto, eccolo lì. Roberto è un grandissimo studioso dei modelli di continuità territoriale, conosciamo la vostra avversità verso certe formule che non vi interessano, che avete il vostro modello di business, però la domanda che ti voglio fare è questo: ma se la regione Sardegna dovesse cambiare schema, cioè rispetto a quello che conosciamo oggi, e dovesse andare verso il modello spagnolo, cioè quello del rimborso al passeggero attraverso la scontistica diretta nel portale della compagnia, pensi che questa formula
sia una formula interessante per Ryanair, tenuto conto che non gli toglie nulla del suo modello di business, non gli va a intoccare nulla, tranne il fatto che il rimborso una quota lo prende 30 giorni dopo che emette fattura alla Regione Sardegna. Che è una domanda complicata a cui do una risposta complicata, ma non perché non voglia darla semplice, non mi fraintendete. Bisognerebbe capire tante variabili, quindi dare una risposta di getto è complesso, perché non è solo una questione di vincoli tariffari, ma è anche una questione di vincoli operativi, quindi è realmente complesso poter rispondere. Noi crediamo nella semplicità del business, nella semplicità del modello. Tutto quello che è semplice funziona, tutto quello che è low cost guida la ripresa. Questo è il nostro credo ed è molto facile. E qui non voglio girarvi la domanda, ma non sarebbe più opportuno invece incentivare ulteriore turismo e ulteriori passeggeri, semplicemente magari investendo questi soldi per rimuovere queste tasse in partenza? Beh, certo, ma questa è una misura nazionale. Noi metteremo anche più aeromobili qui, l'abbiamo anche dichiarato in diverse conferenze stampa. Nazionale non significa che la Sardegna non ne prenda beneficio. Certo. Quindi la nostra posizione sulla continuità territoriale rimane esattamente la stessa, non cambia, in questo momento non varia. La nostra posizione è più supporto, meno vincoli, più costi bassi e più crescita. Questo è il modello Ryanair. Ecco, il modello Ryanair. Anni fa io ho letto un'intervista di O'Leary, che insomma il capo di Ryanair, ha detto: il nostro obiettivo è arrivare a far volare la gente gratis. Sì. Ha detto lui. Non è una bugia, Di far arrivare e noi guadagneremo su tutto il resto. Io ultimamente ho comprato un biglietto Ryanair. Personalmente lo dico, quindi un qualcosa che posso riportare per andare da Roma a Catania. L'ho pagato 5,90. Meno delle tasse. Quindi se questo non è gratis, direi che poco ci manca. La realtà è proprio questa, cioè la struttura dell'azienda crede fortemente in questo. Cioè dove cresce Ryanair è dove è supportata da un punto di vista strutturale e dove si riesce a mantenere il costo di struttura basso e flessibile. Perché non lo fanno anche gli altri? Ma gli altri lo fanno, noi lo facciamo meglio. Dico, cioè, copiare un modello, perché la Ryanair aveva copiato il modello di quella compagnia americana, dici Southwest. Esatto, è stata lì. Beh, ma guarda che adesso in Europa abbiamo Wizz Air che non scherza, Sì, vabbè, ma non avrà mai. Wizz Air, che lo stesso ha un ti modello. Sta guardando male. No, ma lui mi guarda male, lo so, però Wizz Air, voglio dire, sono molto aggressivi, hanno fatto un'offerta di acquisto di EasyJet, cioè si stanno cercando di nuovi mercati, nuovi spazi. Certo, non stiamo parlando del numero di aeromobili o di flotta, al di là del sorriso, però, che veramente è uno scherzo, una battuta. il rispetto nel lavoro è la base. Noi crediamo molto in quello che facciamo e in questo momento proprio Michael O'Leary ha fatto un'intervista a Roma, ero presente, e ha ricevuto questa domanda: dice, ma Wizz Air ha provato a comprare EasyJet, magari anche voi potreste comprare qualcun altro, magari potreste essere in qualche modo inglobati. La risposta che ha dato Michael ve la riporto perché credo sia abbastanza chiara e chiarificatoria: siamo troppo grandi. Siamo realmente troppo grandi. Ad oggi siamo la compagnia numero uno in Europa. Siamo lead. Quindi compriamo, non ci comprano. Al massimo compriamo, ma è difficile per noi perché la peculiarità di Ryanair è la sua unicità. E soprattutto Ryanair sta continuando a crescere fortemente da sola. Cioè, durante la pandemia O'Leary, se non ricordo male, aveva dichiarato che loro si potevano permettere di tenere gli aerei a terra per 3-4 anni senza avere ripercussioni, giusto? Non ti ho sentito, scusami. Durante la pandemia, sì? O'Leary aveva dichiarato, se non erro, che per lui poteva permettersi il lusso di tenere le macchine anche 3-4 anni a terra senza subire nessun contraccolpo. Beh, l'azienda è estremamente solida, abbiamo un rating altissimo e un rating molto alto per una compagnia aerea. È veramente complesso averlo perché è un lavoro cash intensive e soprattutto un lavoro con tante fluttuazioni, ma questo rappresenta proprio la bontà del modello. Non è solamente tenere un prezzo basso, è tenere un prezzo basso che però sia compatibile e che faccia profit con la struttura. E essere stati, come dire, aver ricevuto un rating solido lo dimostra. E questo è esattamente quello che dice O'Leary. Volevo chiederti, che differenza c'è per voi trasportare passeggeri e trasportare clienti? pensavo chicken.
Chicken and the Battery, no, non no, Chicken and the Battery. Quella è una scemenza che ha detto un personaggio italiano e mi dispiace, te lo dico, perché sono offese che non si fanno agli altri pulli in batteria. Non esiste alcun commento, sono battute che non si possono fare. Ma assolutamente. Noi siamo passeggeri o clienti? Chiaro. Perché Ryanair dice, mi ricordo cosa disse una volta per Alghero, io porto i turisti ad Alghero, non i passeggeri, i turisti, capisci? Cioè Fausto, è molta la differenza, vuol dire che la sensibilità è quello di creare valore alla persona che tu trasporti, perché poi quello la possa lasciare qui quel valore. Quindi non un passeggero che lo porto come il pollo in batteria, la battuta. No, ma quella è una battuta che rimarrà. Avete un'attenzione al turista, al cliente, o per voi chi viaggia con i vostri aerei è un passeggero e basta? No, più che altro credo che il punto centrale della questione sia che cosa riesce a sviluppare Ryanair sul territorio. E questo è molto centrale anche in Sardegna. Quando prima vi davo i numeri di Alghero e di Cagliari, vi dicevo 13 paesi, 11 paesi, quindi Alghero 11, Cagliari 13, non era un numero casuale. La connettività, soprattutto ad oggi, è una connettività sicuramente sulla terraferma in Italia, e questo credo che conoscete l'argomento meglio di me, ma quello in cui noi crediamo fortemente è il network europeo di Ryanair. Essere collegati, avere una base Ryanair, significa avere la possibilità non solo per il passeggero sardo di poter andare e fare a sua volta di quindi andare lui in leisure, ma significa portare ulteriori turisti, quindi ulteriore capacità e soprattutto ulteriore brand awareness della Sardegna in posti europei. La Sardegna è un posto meraviglioso che è molto conosciuto all'estero, ma la possibilità di essere visibile in tanti altri mercati è un qualcosa che ad oggi Ryanair riesce a fare meglio degli altri. E quando si dice noi portiamo turisti, significa noi portiamo turismo, portiamo brand awareness, facciamo conoscere anche la Sardegna in territori europei attraverso il network Ryanair, che è enorme, il più grande ad oggi. Siamo i numeri uno in Europa. Il lungo raggio quando lo inizierete? Vi interessa, no? Credo mai. Lasciamo il nostro amico. Scusa, andare a Alghero New York a 250 euro sarebbe spaziale. Sarebbe meraviglioso, sì. Lasciamo libero il nostro amico che c'è da chiudere i lavori. No, volevo raccontargli a Mauro, dopo ti lasciamo un aneddoto per entrare nella testa proprio della mentalità di Olili. Quando venne qua nel 99 a presentare il primo volo per Stansted, bravissimo, sì, sala gremita, bravissimo, sì, sala sì, gremita, sì, c'è pieno di gente. Lui presentava, alla fine disse il prezzo, e il prezzo tutti aspettavano, sì, ma quanto pagheremo? Sarà di 199.000 lire, c'era ancora le lire, e in sala c'è stato un brusio, ma lui ha capito che era un oh, come dire, minchia, così alto, e gli ho detto, no, ma il prezzo scenderà ancora di più, invece quel oh, era così basso. No, per entrare nella filosofia. Ed è sempre rimasto lo stesso modello, la consistenza e la programmazione pagano. Ok, Mauro Bolla, grazie per la tua presenza, grazie per l'intervista, ci rilasciamo. Sì, grazie. Ciao Mauro. Ciao, grazie a te. Ciao. Locanda Fertilia, il segreto della fertilità in tutte le librerie, anche online.